27. Passioni spiccate. Da Il libro dei medium, Allan Kardec. Domanda: da quali segni possiamo noi riconoscere la superiorità o l'inferiorità degli spiriti? Risposta: dal loro linguaggio, nella stessa maniera che distinguete uno stordito da un uomo sennato. Abbiamo già detto che gli spiriti superiori non si contraddicono mai e non dicono che cose buone, essi vogliono soltanto il bene. Questa è la loro preoccupazione. Gli spiriti inferiori sono ancora sotto il peso delle idee materiali. I loro discorsi risentono dell'ignoranza e della loro imperfezione. Soltanto agli spiriti superiori è dato di conoscere ogni cosa e di giudicarla senza passione. Domanda: la scienza in uno spirito è sempre un segno certo di elevazione? Risposta: no, poiché se egli è ancora sotto l'influenza della materia, può avere i vostri vizi e i vostri pregiudizi. Certe persone in questo mondo sono eccessivamente gelose e orgogliose. Credete che esse smettano questi difetti appena lasciano il mondo? No. Dopo la separazione dal corpo, e soprattutto quelle che ebbero passioni spiccate, si trovano in una sorta d'atmosfera che le avvolge e lascia in loro tutte queste cattive cose. Questi spiriti semi-imperfetti sono ancora più da temersi che i cattivi spiriti, poiché la maggior parte riunisce l'astuzia e l'orgoglio all'intelligenza. Col loro preteso sapere, essi si impongono ai semplici e agli ignoranti, che accettano senza sindacare le loro teorie assurde e menzognere. Quantunque queste teorie non possano prevalere contro la verità, esse fanno tuttavia un male temporaneo, poiché fanno ostacolo al cammino dello spiritismo e i medium si illudono volentieri sul merito di ciò che è loro comunicato. È questo che richiede un grandissimo studio per parte degli spiriti illuminati e dei medium. Infatti, occorre porre ogni attenzione a distinguere il vero dal falso. Domanda: molti spiriti protettori si designano sotto il nome di santi o di personaggi conosciuti. Che cosa dobbiamo credere a questo riguardo? Risposta: tutti i nomi dei santi e dei personaggi conosciuti non basterebbero a fornire un protettore a ogni uomo. Fra gli spiriti ve ne sono pochi che hanno un nome conosciuto sulla terra. Ecco perché molto spesso non si presentano, ma quasi sempre voi volete un nome e allora, per soddisfarvi, essi prendono un nome che voi conoscete e che rispettate. Continua. Nota 1. Gli spiriti inferiori. Per spiriti inferiori, le guide hanno poi inteso le entità di bassa evoluzione. Nota 2. Senza passione. Cioè, senza io. Nota 3. Lasciano il mondo. L'individuo morendo non acquista, per il solo fatto di aver abbandonato il piano fisico, la massima evoluzione. I maestri hanno poi spiegato come nella struttura matematica della realtà tutto sia progressivo e anche l'evoluzione individuale soggiaccia a questa regola. Perciò nel primo dopo morte ognuno continuerà a vivere secondo il grado d'evoluzione che ha raggiunto, e niente di più.
Nota 4. Questi spiriti semi imperfetti. Queste definizioni sono accettabili se riferite ai primordi della medianità organizzata. I maestri hanno poi spiegato come la vera perfezione dell'individuo, sigillata dalla sua identificazione in Dio, non possa che avvenire ben oltre il periodo evolutivo chiamato uomo. Nota 5. Le loro teorie. Le teorie di queste entità erano le loro verità. I maestri hanno poi spiegato che anche quelle verità, che ai tempi di Kardec potevano essere chiamate assurde e menzogniere, erano quanto mai giuste, perché esprimevano il grado d'evoluzione raggiunto da quelle entità. Grado che non poteva non essere frequentato, perché è indispensabile, come tutto ciò che avviene. Nota 6. Cammino dello spiritismo. Ai tempi di Kardec le entità parlavano già del significato evolutivo del contatto con i piani superiori di esistenza. Anche se non potevano ancora inserire la medianità nel discorso sapienziale generale, l'annunciavano come mosaico evolutivo globale. Per il discorso sapienziale generale, i maestri hanno poi inteso gli insegnamenti che gli illuminati di tutti i tempi e di tutte le religioni hanno trasmesso nel corso della storia. Ciò che hanno detto Mosè, Cristo, Krishna, Maometto, Buddha, solo per fare alcuni esempi, appartiene al discorso sapienziale generale, che rappresenta l'indice dei grandi puntato verso il futuro evolutivo dell'umanità. Questo discorso comprende da sempre ogni religione, ogni organizzazione spirituale, ogni misticismo, ogni iniziazione. Nota 7. Un protettore a ogni uomo. Lo spirito protettore dei tempi di Kardec è l'angelo custode di cui parla la Chiesa. Questi, a sua volta, è lo spirito guida di cui adesso parlano i maestri.